Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. La pagina del Vangelo di oggi pone al nostro ascolto orante la vicenda di Zaccheo e del suo incontro con Gesù. Da sfondo è la città di Gerico, situata nella valle del fiume Giordano, un'oasi verde e fertile circondata dal deserto, a circa 300 metri sotto il livello del mare, nella depressione del Mar Morto. In questo incrocio, dunque, tra l'aridità e la fertilità dell'area verde, tra durezza, sete di guadagno e di possesso e possibilità di redenzione, di libertà, di salvezza, accade l'incontro tra il ricco capo dei pubblicani e il Salvatore, tra il piccolo, non solo di statura, il cinico esoso esattore delle tasse e il Salvatore, il Redentore, colui che chiama per nome, che invita alla speranza di una possibilità di vita diversa, di un cambiamento possibile anche quando tutto sembra ormai perduto. In definitiva, tra Zaccheo e Gesù, l'uno, preso da curiosità, cerca e si arrampica su un sicomoro per poter vedere colui che passa. L'altro alza lo sguardo, lo individua, gli parla, lo chiama per nome. Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo scende in fretta, ci dice l'Evangelista Luca, e lo accoglie in casa sua, ovvero Zaccheo apre il cuore, lo dilata più che può per far entrare tutta la luce possibile emanata da quello sguardo liberante, quello di Gesù, nella vita, quella di Zaccheo, oscura, tetra, fatta di errori, opportunismi, chiusure, speculazioni, al servizio del potere e dei dominatori di quel tempo. E per questo Zaccheo era detestato dalla sua stessa gente. Mormorazioni, meraviglia malevola, giudizi e pregiudizi degli astanti non arrestano minimamente il fluire impetuoso e vivificante della grazia che compie la sua opera, laddove la si lascia entrare e operare. Oggi si ferma a casa tua, a casa mia.